Olè ragazzi, un'altra giornata, stessa storia, stesso posto, stesso bosco. Non è vero, il bosco l'abbiamo cambiato, siamo prevalentemente in un bosco di castagni, ma se avete visto i video anche dell'anno scorso, è possibile che mi alzerò alle querce. C'è una quercetta molto alta, un punto di calore interessante, qui la salita è tosta all'inizio. Ma speriamo di avere delle belle sorprese oggi. L'altra volta, settimana scorsa, abbiamo scappottato il primo fungo dell'anno. Oggi sono venuto, non ho guardato perfettamente il meteo, ma più o meno avevo visto che c'eravamo col periodo. Se non è questa settimana, per fare una buona raccolta, penso proprio che sarà la prossima. Però incrociamo le dita, mai dire mai. Bolettus sempre in gerla e via andare. Vediamo come va. Uno scoiattolo mi è venuto a salutare. Si è arrampicato. Ed eccoci qua ragazzi, nel mezzo del cammino. Questo è il sentiero. Questo è il bastone. E questo è un bel porcinazzo ragazzi. Questo è un bel porcinazzo. Un bel estatino. Duro. E aggambato. Oh, bellissimo. Oh. Sì. Adesso, come tutte le volte, quando si trova un fungo subito, un po' spaccato, vedi, dalla pioggia e dal vento, ma sembra bello sano. Quando si trova un fungo subito, il dubbio è: il bosco sarà pieno di funghi oggi? O come sempre, e spesso capita, quando trovi il primo fungo all'inizio, poi non trovi più, come è successo praticamente l'altra volta? Vediamo, adesso lo scopriamo. Il bosco è ancora abbastanza bagnato, guardate. Ogni bosco poi reagisce un po' come gli pare, però diciamo che questo bosco è un bosco che, vediamo se si riesce, sì, è umido, ma non eccessivamente, insomma, comunque è umido. Questo invece è un bosco che rende meglio all'asciutto, quindi sicuramente tra qualche giorno sarà meglio di adesso. Adesso però io conosco un paio di zone più secche, completamente a sud, abbastanza ghiaiose e con alberi abbastanza radi. In quelle zone lì solitamente si scalda prima, quindi voglio andare a vedere. Una è di castagno, guardate la parete, comunque non facile, e l'altra è di quercia. Si sale e vediamo se siamo più fortunati. Purtroppo quest'anno ho la sciagura di trovare il fungo appena entrato in bosco, e quando capita, spesso e volentieri, poi si trova poco e niente. Però devo sfatare questa tradizione. Niente ragazzi, quest'anno la sfiga mi perseguita. Sono passato per la fungaia tra le pietre. Non so se avete visto i funghi tra le rocce di qualche tempo fa. Zero assoluto, zero totale, non c'è nulla. O qualcuno è già passato infrasettimana, oppure, come ho detto prima, il suolo è ancora umido, qui invece i funghi vengono fuori col secco. Per sicurezza mi faccio un ultimo giro. Faccio un ultimo giro in questa zona più bassa per vedere com'è la situazione. E poi dopo, se neanche qui c'è nulla, provo ad allontanarmi verso il cielo. Però come vi ho detto, questa è una montagna che butta quando il suolo è secco, ha questa particolarità qua. E invece qua la vedo ancora abbastanza umida. Comunque, non ci arrendiamo, continuiamo la marcia. Sempre in gerla, mai arrendersi. Ecco, il fatto che nel castagno stiano uscendo adesso i funghi matti può essere una prova del fatto che sia un po' presto. Ancora una settimanina magari, forse anche qualcosa di meno. Sempre che non ci siano altre piogge importanti, ma adesso dovrebbe andare su la temperatura. Tra l'altro oggi in paese c'erano 23 gradi circa, qui in bosco ce n'è un po' di meno, però vi ripeto, è ancora forse un po' umido, bisogna cambiare macchia, vediamo. Ecco qualche primordio di Bolettus che ovviamente lasciamo, microscopici, sulla terra nuda, segno che, come pensavo, partono ovviamente più sul secco. Questi li lasciamo qui, proviamo
passate un attimo questa parete così scoscesa. Oh. Vediamo se c'è qualcosa. Oggi giornata molto dura, proprio porcini una alla volta. Buttato ovviamente non si è ancora vista, però il bosco è stupendo come sempre. Col cucù qua ci fa compagnia. Ragazzi, salita infernale, tutto fuori sentiero, qualche fungo microscopico che non ho neanche raccolto, un fungo marcio che mi si è spaccato in mano, non ho cancellato il video. Qui sono passato da una macchia di pini alla macchia finalmente di querce. Se qui c'è qualche possibilità, è l'ultima speranza, the final countdown. Incrociamo le dita. Questo è un bello spot. Ogni anno mi dava belle soddisfazioni, però quest'anno è iniziata un po' più difficile degli altri. Magari ci torno anche la prossima settimana, però speriamo che mi dia qualche gratifica. Dai, sono sudato, guardate la maglia, sudato fino all'osso, peggio che andare alle terme, ma almeno ci si sfoga in natura. Go! Una fatica bestiale, oggi il bosco non premia niente, qua soltanto primordi che lasciamo qui, un bel estatino che sbucherà qui dalla terra, è ancora bagnato, vedete? È ancora troppo bagnato, ci vuole ancora un po', niente da fare, quando il terreno è così non ci sta niente da fare. Comunque qualche bello scatto, qualche bella passeggiata l'abbiamo fatta, questo lo lasciamo per la prossima. Vediamo di andare un po' più in basso, vediamo se succede qualcosa. Niente, oggi purtroppo la giornata non è andata come speravo. Vi faccio vedere da cosa ho capito che qua era troppo umido, vedi? Ha piovuto ancora da troppo poco. Qua è un terreno abbastanza argilloso. Quando la terra rimane bella bloccata, quando la si maneggia e quindi non si sfarina, un'umidità troppo alta, e questa è proprio la terra superficiale, quindi sotto ovviamente a maggior ragione sarà più umido. Invece qui produce meglio quando i primi 2 centimetri, guardate qui è tutto pieno, vedi, tutto fradicio, quando i primi 2 centimetri sono un po' più secchi e sotto, essendo argilloso, si mantiene l'umido, quindi bisognerà ancora aspettare. Qua niente da fare, salvo sorprese dell'ultimo momento. Ragazzi, mi sa che la giornata più o meno finisce con uno scappottamento di un porcino, ma niente di più, gli altri li ho lasciati lì. E vabbè, non può essere sempre al top. L'anno scorso abbiamo iniziato col botto, quasi col botto, come l'anno prima d'altronde, abbiamo iniziato forte, però quest'anno ho voluto anticipare e mi sono fregato. Quindi l'annata, quest'anno qui, vedo che stanno ancora prendendo dei gran rossi, quindi per gli estatini forse un po' presto, le piogge hanno prolungato un po' il freddo, sui monti vedo ancora la neve, quindi vedremo la prossima settimana.